ringrazio, intanto a metà delle cose che sentivo, però ci sa che stai fatto, di quello che hai detto, assolutamente. No, devo dire che vi ringrazio per avermi invitato, perché ho ascoltato degli interventi molto interessanti e ho imparato molto dal lavoro di ricerca, che leggerò ovviamente con attenzione, perché quando da solo ho sentito in premessa. E mi ha toccato ovviamente devo dire, non sono quello che si ricordano di nascondere le emozioni, l'intervento di Poi è stato, mi ha fatto sentire veramente a casa, dentro una corrente di pensiero. Ci ho riconosciuto delle cose dette molto peggio da tantissimi amici incontrati da 91 a 2001 dalla Slovenia della Macedonia, che non è nostalgia, cioè non è quanti anni ci poteva aver avuto Poi, cioè il suo quello che dice il suo paese, non si tratta di nostalgia, si tratta di definizione di identità culturale, per esempio, che molto spesso definiamo usando parole ambigue, multiculturale, multietnica, come se avesse un'accezione positiva, mentre invece nella pratica c'è una comunità negativa. La persona, l'esperienza della quale voglio mostrare delle immagini, quella della dipendenza di Bratmans, parte dall'affermazione forte che fa tra il mio Giacomo, il Cerato, che era una bambina di grado che conobbi nel 92, molto prima che potesse pensare di diventare un gioco di esperienza di quella guerra agricola, mi diceva: ma io in quella guerra non avevo amicizie multietniche, io avevo amicizie, basta. Adesso sono costretta a dire che sono multietniche perché voi capiate il valore di questo strumento, ma è una parola che riduce, che costringe. E quante volte siamo parlati di questo genere? Noi ci abbiamo fatto tantissime volte, riducendo da un conflitto religioso a un conflitto etnico, e riducendo la complessità di quella cultura, che è una cultura fatta così, che tu la riconosci in Italia nell'ospitalità, la riconosci l'accoglienza, la riconoscibilità in tante forme, e chi conosce la storia sa anche delle origini, è più bosniaco magari Pascià Sokolovic o magari Sokolovic, uno è il patriarca della Chiesa Ortodossa e l'altro è quello che fa il ponte sulla prima, sono parenti, chi ha più diritto di starci da un punto di vista etnonazionalista? L'etnonazionalismo è una truffa, è una truffa. E chiudo qua, io dentro questo mondo del volontariato, chiudo qua dentro questo mondo del volontariato ci sto trasversalmente con una ambiguità, perché non sono proprio un attivista come quelli che mi hanno preceduto, no? Io sono arrivato lì per fare un mestiere, mi pagavano per quello. E però sono una persona che ha sempre cercato di lavorare per la pace, cercava e cerca pace e cerca di affermare delle idee. Come fai a investire un uomo dalle sue idee o una persona? Oggi devo dire, uso strumentalmente questa cosa che è mia passione, che mi serve da portare lì, delle esperienze della cooperativa Insieme di Bratmans, per raccontare ai ragazzi delle scuole, alle persone con le orecchie in grado di ascoltare, i concetti della cittadinanza europea, per esempio, e difendo attraverso loro l'articolo 3 della Costituzione italiana, mi oppongo alla deriva di Don Benignattara parlando delle donne della cooperativa Insieme di Bratmans, che purtroppo devo dire che sono multietniche, se no non si capisco, però tra di noi ci siamo capiti quello che intendo. Quindi c'è una continuità in questo impegno, per usare le parole di Mariani, sulla continuità del rapporto, no? E per me questa continuità, consentitemi una battuta, è stata quella di essere finalmente riuscito a uscire da quella maledetta etichetta di fotografo di guerra ed essere diventato fotografo di lamponi, e quindi essere passato dalla guerra alla terra, finalmente faccio le foto ai lamponi. Su questo però ragioniamoci, perché poi alla fine vorrei dire una cosa su un'altra suggestione che ho appena sentito adesso, la scelta iconografica, guardate che è importante. E dobbiamo imparare a distinguere quello che vediamo
anche come le parole che usiamo. Perché quando io vedo reportage fatti oggi, ieri, che vincono premi, hanno un grandissimo successo e che si chiamano in vari modi, non voglio neanche citarli, ma che rappresentano quel paese che stiamo, che conosciamo, con bianchi e neri, toni cupi, ricostruzioni teatrali, il dolore, stimolare la rievocazione di traumi. Siamo di fronte a crimini di guerra in tempo di pace, a operazioni che per vincere premi importanti, tradotto per fare soldi, inchiodano le persone al ruolo di vittime a vita. Quando arrivano lì, voglio intervistare la vedova di Bratunaz nel momento in cui rievoca il suo dolore. Noi non lo facciamo entrare, dico noi perché faccio parte, perché intervista tua zia, cioè non è giusto, non è giusto. Immedesimati e capisci il danno che provochi in quel caso, perché non. Vabbè, vi faccio vedere alcune cose, perché se no poi vi dovete abbattere. Allora, vado velocemente, nel senso che, scusate. Questo è un po' lo schema delle proiezioni che faccio, molto ridotto ma vado veloce. Ho usato questo slogan, com'è che lo scende? Ah ecco, lo devo cliccare due volte. Appunto, inizio a parlare di lamponi, con quello slogan forte, un Nobel per la pace per i lamponi, per cogliere l'attenzione, tecnica pubblicitaria, l'etichetta frutti di pace, e poi parto con l'articolo 3 della Costituzione italiana, e mi chiedono perché, che c'entra, perché tutti i cittadini hanno dignità sociale e sono uguali senza distinzione di religione, per esempio. Allora, un'altra parola abusata del conflitto è la parola etnia. Che cos'è l'etnia? Allora io vi faccio leggere il vocabolario Treccani. E allora, se l'etnia è un raggruppamento umano distinto sulla base di criteri razziali, linguistici e culturali, due su tre non esistono nel caso jugoslavo, perché rimane solo una distinzione religiosa. Ma che cos'è la cultura? Che cos'è la razza? A parte che la razza è un termine che bisognerebbe cancellare dal vocabolario. Quindi, a questo punto racconto la mia mostra che si chiama L'imbroglio etnico e lo faccio vedere rappresentando la pulizia etnica con due diapositive. Questa è una cosa che funziona molto nelle scuole, no? Cioè, quando tu gli fai vedere la cartina della Bosnia prima del 91 e poi subito dopo quella del Davodai, Dayton, tu hai un'immagine che colpisce l'attenzione dei ragazzi perché fa vedere questo dato, lo rende immediatamente percepibile, cioè più della metà della popolazione è costretta a migrare da una parte all'altra. Poi racconto naturalmente la guerra, senza indulgere troppo, e diventa una guerra per conquistare terra e potere, mostro qualcuno dei combattenti sicuramente. Appunto, con il lavoro torna il sorriso, la fiducia reciproca e io cerco di rappresentarlo questo sorriso. Quando passa il camion della cooperativa a prendere a raccogliere i frutti dei 500, sono partiti in 10 produttori, sono diventati 500, le donne sorridono, è una festa e sono, ahimè sono costretto a dirlo, serve o musulmane, è distinto dal colore dei vestiti che è abituato. Comunque è un momento evidentemente di gioia. Quando qualcuno mi chiede, ma queste due ragazze, che sono le due agronome, dice ma quale, dico sono una esterba e una musulmana, dice ma quale esterba e quale musulmana, dico no, beh, non avete capito niente, non ha importanza, non è una notizia, sono amiche, basta. E così si lavora dentro il capannone. Ricordatevi questi sorrisi e quando vedete un libro che, non so, vi spaccia, vi fa vedere i bosniaci come tutti cupi, tutti in bianco e nero, cani che ringhiano, muri bucati, ricordatevi di questi sorrisi. La Bosnia è anche questo, la Bosnia è un posto dove ci andare in vacanza, dove ci va in vacanza,
dove si può fare sport, dove si può fare, e dove soprattutto c'è una possibilità di riprendere la vita, di chiacchierare, di mostrare che questo è il momento della pausa, dell'improvvisativa, c'è questa gestualità estremamente positiva che viene rappresentata. Ecco, allora, questa ambiguità, siamo partiti per parlare di un progetto di pace, adesso vi sto parlando di una ditta che produce marmellate e sono evidentemente un promoter loro, no? È una contraddizione, stai facendo un'operazione commerciale. Sì, perché attorno a questa cooperativa ci vivono 500 persone e rappresenta un elemento concreto di cambiamento di una realtà di relazioni sociali sul territorio. Le percentuali dei rientri di profughi di diversa etnia su quel territorio sono maggiori di altrove. Tutto anche grazie a questo, che viene dall'esperienza delle donne in nero, che viene dal nostro, la loro sede è piena di simboli del movimento pacifista, no? E naturalmente la loro prima esigenza è di trovare lavoro e di dare da mangiare ai loro figli, di avere un futuro, non è certamente una scelta ideologica che fanno loro. E poi finalmente questi prodotti arrivano nella grande distribuzione, che veramente sono le ultime, e piano piano, queste non sono foto mie, ma sono foto di alcune promozioni che vengono fatte. Questo non vorrei che qualcuno storcesse il naso, perché c'è stato anche qualcuno che diceva: ma no, le gestiamo noi, facciamo le cose ai mercatini e vendiamo 100 barattoli a Natale e 100 a Pasqua. Noi abbiamo bisogno che questa cosa diventi stabile perché rappresenta un cambiamento della qualità della vita del territorio. Rappresenta in assoluto, dire una battuta politica, il fatto che il sindaco dell'SDS, mentre vedeva come un pugno dell'occhio quella zona, adesso, se tu ci vai a parlare, te la cita come se fosse una medaglia sua. Ovviamente è una bugia, ma immagina che tipo di cambiamento hai creato sul territorio. E quindi sono, per ultima cosa, proprio per dirvela, molto orgoglioso di aver fatto un sacco di mostre nei supermercati, che è un luogo di fronte al quale molti fotografi storcerebbero il naso, perché la gente va a fare la spesa, trova l'imbroglio elettrico, sente le storie che ci ho appena raccontato, guarda le donne che sorridono, riprodotte in mille modi, non sono neanche filmate, non mi interessano i diritti d'autore su queste cose, e c'è un incremento di vendite importante, per cui poi ovviamente ci sono gli incontri, le discussioni dirette con le persone. Ecco, sostenere questo prodotto a me mi dà non so, la sensazione di stare nel giusto, di proseguire con un impegno che confusamente ho affrontato in questi anni, che non mi sento di mollare, che mi porta comunque ad avere un sacco di amici, se no non mi andrà anche qua, e niente. Questo è il loro sito che conoscete, questi sono i distributori, che sono tre, tutti molto importanti, anche se le cifre sono diverse, e questa l'ho fatta ieri, che ero stata ieri guardata, che mi ha salutato, mostrando il disegno, che è quello che fa le etichette per la cooperativa, ha fatto per lei. C'è scritto: il fascismo è la mia scelta, quindi c'è anche una continuità politica, questo fa tutti gli impegni. Finisco con lei, la confusione.